Bentornati Filippo e Allegra. Loro vengono da Portoferraio, Isola d'Elba, e fanno parte praticamente della scuola elementare San Rocco. Applauso. Ciao a tutti e benvenuti alla sesta edizione del premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Prima di introdurre il prossimo progetto della giornata è necessario fare alcune precisazioni. La prima riguarda i telefoni cellulari, che come sapete sono proibiti durante l'attività. L'altra è relativa allo spirito del premio, che prevede educazione e rispetto. Quindi vi chiediamo di tenere il giusto silenzio durante la presentazione scenica del lavoro dei nostri amici di Milano. Infine, prima di passare la parola ad Allegra, una nota relativa alla sicurezza. In caso di necessità, le uscite di sicurezza sono poste ai due lati della sala, una in fondo sulla sinistra e l'una accanto al palco sulla destra. In ogni caso facciamo sempre riferimento al personale del premio e ai nostri responsabili. Della sezione teatro, in rappresentanza della regione Lombardia, da Milano, i ragazzi delle classi terze A, B, C, D della media Meda Ferrarin presentano il progetto Smamma. La referente del progetto è la professoressa Fiorella Merlin. I genitori elaborano un mondo di aspettative sui futuri nati. I figli raccolgono queste aspettative e tentano di interpretarle in modo personale, anche attraverso la ribellione adolescenziale. Il progetto è alla ricerca di quella linea invisibile sulla quale le storie raccontate sul palco incontrano quelle di chi è seduto in platea, facendo dell'io un noi. Thank you.
agli adulti. Mi volevo ritirare il cellulare. Lo sai che non lo devi usare in classe? Non era il cellulare, era la calcolatrice, la prof è miope. Non mentire, tu la calcolatrice neanche ce l'hai. L'ho comprata ieri con i miei soldi. Sì, con i tuoi soldi. Tu non mi credi mai. E faccio bene. Ma il perché è il cellulare? È lei che non mi capisce. Sì, certo, la colpa è sempre mia, non cambiare argomento. Mi sembra esagerato per una nota. Anche a me. Si può ragionare. Sì, ecco papà, firmami la nota così esco. Ecco, bravo, bravo, hai visto che bella educazione gli stai insegnando? Tu non ti muovi. E come al solito quello che dico sbaglio. Sì. Guarda che... Ok, basta, non litigate per colpa mia. Taci! Fine di camera tua! Come il cellulare non esce per una settimana! Ma non è colpa mia. Figlia! Allora io non vi parlo più. Thank you.
stile. Arriva lui. Pericoloso. E io mi stiracchio, allargo le braccia e tiro un pugno e lo faccio cadere. Tocca a me, tocca. Allora, l'altra volta ero andata al centro commerciale con mia madre e praticamente c'è questa ragazza, adesso mia cugina. Io sono andata lì e ho detto c'è una cugina. Questa si gira e mi dice tu chi sei, mi sono presa male perché non era lei. Io sono terrorizzata dalle sue figure. Basta un passo falso ed eccola lì, la figura di... Sentite la mia, ho detto alla mia amica bassa voce, ma quanto è carino quello lì, e lui, grazie! La figura di merda ha effetti fisici e posturali. Il viso diventa rosso, gli occhi puntano verso il basso, la schiena si curva e la voce diventa un sussurro. Ma sentite la mia, ero in palestra e dall'altra parte del metro offuscato c'era un tipo, sembrava un mio amico. Ho fatto lo scemo e gli ho fatto un cuore con le mani. E quindi mi ha guardato malissimo. Tutto quello che diciamo è attentamente valutato da una commissione severa e invisibile che decide se siamo fighi o sfigati, vincitori o perdenti. Se parlo male di la prof, la trovo dietro. Beh, la stessa cosa a me, se parlo male di mia madre me la ritrovo dietro, se parlo male di mio padre poi lo ritrovo dietro. No, ormai sono quasi. Ma le figure peggiori sono quelle che ci fanno fare sempre loro, i nostri genitori. Ehi, sentite la mia? Ero al supermercato con mia mamma, no? E lei vede un bambolotto. Oh, mamma! No, dai! Voilà! Tranquilla. E gli schiaccia il pancino e quello si è messo a piangere a ridere. Io non so. Non lo so. Per non parlare, quando c'è la semaforo in motorino con mio padre, lui ha l'abitudine sempre di schiacciare il cazzo. Tutti ci guardano e io vorrei evaporare. Pensate, allora, ero dal medico. E questo fa a mio padre. Come si chiama? La ragazza. Valeria. E quanti anni ha? La ragazza. Guarda che sono Irene e ho 13 anni, cioè. Ah, già! Beh, pensa anche me. Ero in giro con gli amici e la incontro. E lei è riuscita a dirmi davanti a tutti, fai la brava, amore mio. Ma no! A me è finita dal dentista, finita la visita, mia madre mi fa, ti sei comportato tesoro mio, il mio piccolo angelo? Cioè, ma mica sono un bambino. E la figura di merda ci fa sentire inesorabilmente sfigati e perdenti. Era una storia con mio padre, no? E c'era una ragazza che mi piaceva. E lui va da lei scherzando, se esci con mio figlio ti piace di sera. Tutti con...
mobile, come fa la spesa? Non risponde. Studia. Studia e poi ti interrogo. Devo rispettare le date. Non allontanarti e non uscire con i maschi. E domani vedi di aiutare un po' in casa. Mi devi aiutare a pulire i vetri? Ricorda, rispetto all'educazione, al primo posto. Mangia quello che c'è. Alle 6:30 a casa. E devi dirmi sempre dove e con chi esci. Comportati educatamente. Guarda se parli con i maschi, E guarda se alzi la voce. Quella ragazza non mi piace, non la devi più vedere. Mangia quel che c'è senza lamentarti. E non spostarti dal punto in cui io ti posso guardare. Oggi devi stirare. Non dire parolacce. Show me what to do. I feel something special about you. Hanno fatto un giro insieme!
poi la vita funire col sole. È dura scaldarsi al sole quando ti svegli alle 6 di mattina in mezzo a figli da crescere bene. Qualche amore va avanti e qualche amore purtroppo finisce. Ma noi ci siamo e siamo qui. E non vogliamo aver paura di crescere, di diventare grandi. Vogliamo solo perle coraggiose. We'll be right back.
casa mia. Va. Un ringraziamento e un applauso a tutti i ragazzi di Milano. Passiamo a conoscerli uno ad uno. Irene. Martina. Lucia. Martina Violante. Jennifer. Noemi. Rosario. Alessia. Davide. Martina Lauria. Marianna. Giulia. Beatrice. Arianna Casiraghi. Gabriele. Antonio. Alessandro. Un ringraziamento anche alla professoressa Fiorella Mergia. Consegniamo questo attestato di partecipazione che vi viene rilasciato dal premio e dal Teatro Stabile di Grosseto. Grazie a tutti.